Shock a Campobasso, il Covid-19 ha ucciso Enzo Cocca, stimato e apprezzato commercialista del capoluogo, che contro il coronavirus stava lottando da circa un mese nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale Cardarelli. La notizia del decesso ha colto di sorpresa e gettato una città nello sconforto, perché le ultime notizie che riguardavano il noto professionista, 60 anni, di sana e robusta costituzione fisica, amante dello sport, parlavano di un miglioramento delle sue condizioni. Aggiornamenti clinici che lasciavano ben sperare. Invece, questo improvviso peggioramento non se lo spiega nessuno, ancor più il decesso. Sposato, padre di due figli a Campobasso, lo conoscevano tutti e tutti lo stimavano e lo apprezzavano professionalmente e umanamente. Enzo Cocca è una delle vittime più giovani del Covid di Molise ed è la quarta vittima di Campobasso, la ventesima nella regione. Solo pochi giorni fa la morte di Luigi Florio aveva scosso la comunità di Campomarino, anche lui, 61 anni, ucciso inaspettatamente dal virus. Addolorato per la scomparsa di Enzo Cocca, che avrebbe compiuto 60 anni a giugno, anche il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina. Sono sinceramente dispiaciuto, tra l'altro ne approfitto perché lo conoscevo personalmente e quindi approfitto per fare le condoglianze anche a questa famiglia, davvero. E sì, è una notizia che non ci voleva, bisognerà capire anche come mai, vista anche l'età, insomma, non c'è stato questo esito infausto, ero a conoscenza che invece fosse migliorato, adesso aspettiamo di capire, però insomma questo serva purtroppo da monito a quanti magari credono che sia tutto finito o che comunque non ci siano rischi, insomma, per la salute. Ecco, questo è purtroppo un momento difficile che affronteremo. Sotto il profilo dei contagi invece non si registrano nuovi aumenti, per fortuna. I tamponi processati nelle ultime ore sono risultati tutti negativi, quindi i positivi restano fermi a 284. Negativi anche gli esami eseguiti agli ospiti e agli operatori della casa di riposo di Riccia. Aumenta di 2 unità il numero dei guariti ufficialmente. Si tratta di un ospite della casa di riposo di Cerce Maggiore e di un operatore della clinica geomedica di Isernia. Quindi quelli che sono attualmente infetti dal coronavirus scendono a 199.